Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli per scoprire quali argomenti andremo a trattare all'interno di questa puntata. Approvata a maggioranza la terza variazione di bilancio 2022-2024. Sanità, la risposta di Gianni all'interrogazione di Landi. Inaugurata al centro Expo di Palazzo del Pegaso la mostra Cieca Humanitas. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la terza variazione di bilancio 2022-2024. L'Aula si è espressa con 24 voti a favore e 13 contrari. Ad illustrare i due distinti atti che componevano la variazione, il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Una variazione di bilancio la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento. Oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive. Molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante appunto autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Tra gli interventi più significativi di questa manovra si registra senza dubbio lo stanziamento di 46 milioni a favore della sanità, a favore delle nostre aziende sanitarie locali e degli enti derivati del sistema sanitario regionale. Si tratta di 10 milioni che vengono assegnati all'ospedale di Cisanello per gli importanti lavori che qui si stanno svolgendo e per il rincaro che c'è stato dei costi dell'energia e delle materie prime, ma dall'altra parte ci sono altri 36 milioni che vengono messi a disposizione delle aziende sanitarie per i servizi sanitari. Questo perché le aziende nel tempo hanno dovuto effettuare una serie di investimenti sull'edilizia che non sono coperti dall'articolo 20 della legge dell'88 e quindi oggi la Regione stanzia in conto capitale 36 milioni allo scopo proprio di permettere investimenti in edilizia sanitaria garantendo però il rispetto dei livelli di servizi sanitari che abbiamo avuto fino a questo momento. Ci sono poi tutta una serie di importanti contributi che vengono dati ai comuni, soprattutto collegati al settore della cultura e a quello dell'edilizia collegata alla cultura, al patrimonio storico e artistico, e particolarmente importante è la misura di 12 milioni di euro che la Regione mette a disposizione per la bonifica della falda delle aree Sine e Sir di Massa Carrara. Durante la votazione sono stati approvati una serie di emendamenti presentati dal Presidente della Giunta, Eugenio Giani. La variazione di bilancio rende molto equilibrato rispetto al territorio il livello degli investimenti che la Toscana e con la parte corrente il sostegno alle istituzioni che gestiscono dal Pucciniano al Carnevale di Viareggio, dal Teatro Comunale di Firenze a quello che sono la rete dei musei toscani, alla Pergola che interviene a Firenze come a Pontedera e a Peccioli. Insomma, una possibilità di vedere una buona gestione attraverso il sostegno alla Regione e degli ottimi investimenti, dal teatro di San Giovanni Valdarno a quello di Fognano della Chiana, al ripristino della correttezza della cinta muraria a Montepulciano, a tutta una serie di interventi anche su impianti sportivi, penso allo stadio di Atletica Empoli, alla capacità a Certaldo di finire con i 500.000 euro della Regione un intervento di 7 milioni che ci porta a una piscina che va su tutto il territorio. Approvato all'unanimità l'ordine del giorno del Partito Democratico, di cui è stata prima firmataria Cristina Giachi, indirizzato al mondo della cultura e ai servizi educativi. È una variazione significativa e ci ha un po' sorpreso che tante delle proposte correttive delle opposizioni volessero tagliare questi fondi per destinarli ad altre poste altrettanto importanti, tipo quelle del diritto allo studio e dei servizi all'infanzia. Missione e funzione che anche il bilancio tiene sotto controllo, immettendo risorse con la variazione sia sul capitolo dei servizi all'infanzia e quindi dell'aiuto alle famiglie per la frequenza degli asili nido, sia sul diritto allo studio e quindi sul pacchetto scuola cosiddetto, cioè quelle somme che servono alle famiglie
per le spese scolastiche dei propri figli. È chiaro che si tratta di funzioni prioritarie e ha fabbisogno crescente, purtroppo, perché la povertà tra le famiglie sta aumentando. Abbiamo chiesto con un ordine del giorno come Partito Democratico alla Giunta, che ci ha ampiamente rassicurato, di tenere d'occhio questo fabbisogno crescente e di ripristinare appena possibile tutte le somme necessarie a farvi fronte. Siamo ottimisti, visto l'arrivo del nuovo Fondo Sociale Europeo e delle risorse comunitarie europee che sono in fase di negoziazione, ma abbiamo proprio saputo in queste settimane che la proposta toscana è stata accolta. Voto favorevole è stato espresso da Italia Viva. Un atto molto importante che Italia Viva ha sostenuto con forza, perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori, a partire dal sistema sanitario, per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni, riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi, riguardano teatri, cinema, il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse. La Regione Toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori. Italia Viva è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare, dopo 2 anni di mandato, una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette, quindi siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane, perché appunto potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. Respinto dall'Aula un ordine del giorno la cui prima firmataria era la consigliera del gruppo misto Toscana Domani, Elisa Tozzi. Rimangono ancora dei capitoli aperti, il capitolo del bilancio della sanità, ancora non sappiamo esattamente l'entità delle risorse che ci saranno, si cerca di scaricare le incertezze sui bilanci, sulle politiche del governo, quando in realtà sembra che arriveranno altri fondi, c'è ancora aperta la questione delle società partecipate, c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto esprimersi al massimo anche nella difficoltà, in quello che io ho definito quasi uno psicodramma, di approvare poi in commissione questa variazione. Segno evidente che c'è anche naturalmente una crisi politica dietro a questi provvedimenti che naturalmente noi stentiamo a definire manovre finanziarie, che non tengono assolutamente conto nemmeno del contesto socio-economico che pure IRPET ha delineato con una certa chiarezza. Ancora manca diciamo una sostanziale cronoprogramma certo su quello che è l'impiego delle risorse, soprattutto del PNRR, che anche questa è una voce importante perché si tratta comunque di una spesa pubblica che in qualche modo dovrebbe essere destinata ad investimenti duraturi. In realtà ciò che appare è che in Toscana si continua ad indebitarsi per fare opere che in realtà poi non tengono conto minimamente di una prospettiva e di un consolidamento futuro anche del nostro patrimonio regionale. Quindi un giudizio negativo a tutto campo. Ai consiglieri delle opposizioni sono stati concessi solo 8 giorni per poter studiare e approfondire le proposte di legge. A sollevare la questione, definita di merito e metodo, è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torzelli. Non ci vengono concessi tempi, motivandola con l'urgenza, poi la commissione che deve analizzare il bilancio salta 5 volte perché la maggioranza non ha il numero legale, perché i consiglieri di Italia Viva e i consiglieri di minoranza del PD non vengono in commissione e salta. Allora, per studiare il bilancio c'è l'urgenza, per aspettare che PD e Italia Viva si trovino d'accordo sulla spartizione non so di cosa, allora si può aspettare anche 4 giorni. Speriamo non risucceda più. Detto questo, nel merito il bilancio è un bilancio, come ho già detto, che rimanda tutti gli investimenti sulle opere infrastrutturali al prossimo anno, probabilmente il prossimo anno lo rimanderemo a quello dopo e così via, che parla di una serie di interventi puntuali, probabilmente utili, ma che non siamo in grado di giudicare perché non è stato possibile approfondire il bilancio, ma sono interventi puntuali, sono interventi limitati ad alcuni comuni scelti con un criterio che non sappiamo. Critica la posizione della Lega. Presidente Gianni continua ad avere una concezione aristocratica dell'attività di governo, come se i rappresentanti del popolo fossero dei meri obliteratori delle proprie decisioni. Così non va.
ma siamo anche molto scettici per quanto riguarda questa serie di rimodulazioni, di rinvii e di opere strategiche che i toscani aspettano ormai da anni. Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria, gli interventi sulle infrastrutture viarie. Siamo preoccupati per la tenuta dei conti della sanità. Questa terza variazione arrivano 46 milioni, di cui 10 per Cisanello e 36 per coprire dei buchi che sono stati fatti con l'utilizzo di fondi correnti dalla ASL per manutenzione straordinaria. Altra procedura impropria per quanto sostiene la Corte dei Conti. E in ultimo ci sono addirittura delle disposizioni non aventi natura finanziaria, l'operazione di Cosmic New Sesta Lab, che non dovrebbero stare in questa legge, ma che invece per motivi di urgenza vediamo proprio essere inseriti. Quello che continuiamo a dire è che la Toscana ha bisogno di idee chiare. Il Presidente Gianni deve esporci qual è la sua visione di Toscana. Per il Movimento 5 Stelle si parla di provvedimenti spot. Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot, senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana, ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate, ma c'è anche delle cose straordinarie, ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di Massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro stanziati dal Ministero, dal MITE, a causa di una sua endemica inerzia. E non solo, sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello, ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime, ma non per tutte, quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi non è soddisfatto della risposta ricevuta dal presidente della Giunta Eugenio Giani all'interrogazione che lo stesso Landi aveva presentato alcune settimane fa in merito ai conti della sanità toscana. Chiedevamo dei dati in merito appunto allo sbilancio che riguarda la sanità, una problematica che Gianni stesso ha trattato anche in prima commissione parlando di questo buco che va ben oltre i 500 milioni di euro e sicuramente non ci rassicura il fatto che lui non abbia dato notizia in merito innanzitutto alla situazione attuale. Non ha detto chiaramente che non ha intenzione di aumentare le tasse, quindi di mettere ancora le mani nelle tasche dei cittadini per pareggiare questo sbilancio e soprattutto non ha detto qual è la situazione attuale degli interventi che si stanno portando avanti su questo tema. Un tema importante perché giusto oggi l'Ordine dei Medici di Firenze ha incontrato l'assessore alla sanità dicendo che la crisi del pronto soccorso è soltanto la punta dell'iceberg. Quindi tutte le sollecitazioni che ci arrivano dall'Ordine dei Medici, che ci arrivano dall'Ordine degli Infermieri, le liste d'attesa lunghissime, quindi le sollecitazioni, le mail, i messaggi che ci arrivano dai cittadini che per fare delle visite devono attendere anche dei mesi e in tutto il territorio toscano questa problematica è veramente importante. Purtroppo come opposizione noi cerchiamo in maniera costruttiva di dare delle risposte ai cittadini, ma queste risposte da chi ci amministra non arrivano. È stata inaugurata al Centro Expo di Palazzo del Pegaso la mostra Ceca Humanitas di Rossella Baldecchi. L'esposizione sarà visitabile fino al prossimo 4 dicembre. Sono opere che parlano della nostra contemporaneità, parlano dei messaggi che io desidero trasmettere. Sono messaggi anche alcuni di questi molto forti, molto potenti ed hanno al centro di tutto la donna. E racconto l'universo femminile con diverse sfaccettature che sono poi quelle della nostra vita quotidiana, di donne che vivono magari anche in condizioni di grande difficoltà come le guerre
che abbiamo intorno a noi. Presente al taglio del nastro anche la presidente della Commissione Toscana per le Pari Opportunità, Francesca Basanieri. Le sue immagini appunto raccontano di una donna che è in grado di generare la vita, ma anche di dare di essere una possibilità di crescita non solo per se stessa, ma anche per le nuove generazioni. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per l'attenzione, vi ricordo che Cronache Commenti torna la prossima settimana.